A me piace questa la fase, diciamo, all'inizio, no? Quando tu vuoi avere un figlio, ci sono le tue amiche che hanno già i figli che ti dicono: fai un figlio, è una cosa meravigliosa, è un momento magico, è unico, è proprio un momento. Poi finalmente resti incinta, vai dall'amica e ce lo sai, sono incinta. Ah sì? E come stai? Bene, ma lo sai, mi sento proprio più forte, sono più contenta, c'ho pure più capelli. Sì. Pure io c'avevo più capelli. Dopo il parto ti cadono tutti. Una tragedia, che poi sono quelle che dopo, col passare del tempo, se tu dici, lo sai, sono un po' stanca perché il bambino ha cominciato a gattonare. Questo è niente. Vedrai quando comincerà a camminare. È sempre una tragedia per loro, cioè non c'è mai un momento di respiro. Mi ricordo che addirittura a me mi dicevano all'inizio, quando sono rimasta incinta, mi hanno detto: sei rimasta incinta? No! E come hai fatto? Ma vuoi sapere la posizione? Però la scelta del nome è un momento importante, è bello perché poi resta per tutta la vita. Poi noi madri ci scateniamo nel momento della scelta del nome, proprio abbiamo la voglia di rovinarle a questi poveri bambini sin dalla nascita. Allora c'è gente, una mia amica ha chiamato il figlio Verde perché gli piaceva Hulk, cioè proprio la folla. Due miei amici non si sono mai messi d'accordo. Lei lo voleva chiamare Sandra, lui lo voleva chiamare Amanda, alla fine l'hanno chiamata Salamandra. Ma una cosa che è successa di recente, non so se l'avete sentito, un fatto di cronaca: una mamma voleva chiamare il figlio Venerdì. L'avete sentito? Voleva chiamare il figlio Venerdì, non è stato possibile, la Corte Costituzionale non gliel'ha permesso, ma a quanto pare il problema era il cognome, perché si sarebbe dovuto chiamare Venerdì Pesce, e quindi non poteva essere. Ma la cosa più scatenante. I calciatori, allora Totti ha chiamato la figlia Chanel. Beckham, lo sapete come ha chiamato il figlio? Brooklyn, brava la signora che è informata sulle cose fondamentali della vita. Brooklyn l'ha chiamato perché è stato concepito lì. E per fortuna che non l'hanno fatto in Sicilia, altrimenti il suo bambino si chiamerebbe Cefalù Beckham. Considerate, io ho chiamato mia figlia Giuditta, quindi non piace molto questo nome, devo dire. Ogni volta che mi chiedono come si chiama tua figlia Giuditta, ah. Mia zia addirittura, quando gli ho detto che si chiamava Giuditta, ha detto: ma il nome è definitivo? Sì, zia, lo accendiamo. Diciamo la verità, ma a me mi piace vedere le donne con la pancia, perché a parte che le donne con la pancia sono belle, sono proprio, ah, la gioia, poi loro camminano, loro, pur c'ero pure io fino a un anno fa, rilassate, così, tranquille, beh, è proprio quella pace prima della tempesta, no? Non camminerai mai più così lenta in vita tua, perché sei sempre, sei sempre allertata. Io non so come si fa che ci svegliamo la notte 20 volte e 20 volte riusciamo a riaddormentarci immediatamente. Che te lo ricordi più che prima, se per caso lui ti spingeva col braccio, tu ti sei svegliata, adesso sto sveglia tutta la notte. Invece adesso noi ci svegliamo. Perché dice: ma la bambina dorme? Sì, lei dorme. Solo che durante la notte fa. Perché si scopre? È tu, cuore di mamma. Cerca il ciuccio, che adesso hanno fatto pure quello fosforescente. Peccato che il ciuccio fosforescente fosforisce solo se c'è la luce. Se non c'è la luce, non fosforisce. Allora tu sei lì. La notte. E cerchi il ciuccio, finalmente glielo metti e lei smette di fare. E ti riaddormenti. Quelli con i figli piccoli, figli di un anno, 3 mesi, 2 mesi, figli piccoli, diciamo, si vedono, si riconoscono subito, perché andiamo in giro proprio distrutti, sempre vestiti male, perché io non vedo l'ora di avere la taglia di vestiti di mia figlia per avere un vestito nuovo, perché non abbiamo tempo per andare a fare. Se usciamo, compriamo le cose per loro, sempre vestiti male e con la bavetta bianca sul maglione.
Oh, quella ci deve essere. Allora, le uniche persone che frequentiamo sono i nonni e la pediatra. Perché per qualsiasi cosa devi chiedere alla pediatra. Tu per qualsiasi cosa la devi chiamare. Mangia troppo? Chiama la pediatra. Mangia poco? Chiama la pediatra. Mangia giusto? Chiama la pediatra. L'altro giorno si è rotta la lavatrice. Amore, chiama la pediatra. Non è vita. Può capitare che quando sono piccoli piccoli, un mese, comunque piccolini così, massimo fino ai 3 mesi, spunti un rossore qui sulla guancia. Quindi tu che fai? C'hai il rossore e vai dalla pediatra della ASL che ti dice: signora, non è niente, stia tranquilla, passerà. Non ci siamo fidati. E siamo andati dalla pediatra a pagamento, che ci ha detto: signora, stia tranquilla, non è niente, passerà. 130 euro. Sono andata. Non è finita. Sono andata in Sicilia da mia madre e il contadino mi ha detto: per fare passare questo rossore alla bambina ci devi mettere la sputazza della madre. Per 3 giorni a digiuno. Ha funzionato, gratis. Perché le nonne ne hanno cresciute almeno 2 o 3. Ma infatti si vedono i risultati. Quindi è inutile che vi vantate così. E poi considerate che loro hanno cresciuto i bambini quando ancora non esistevano tutta una serie di oggetti che in teoria ci dovrebbero aiutare, ma che in realtà ci distruggono la vita, tipo il seggiolino in macchina. Voi l'avete montato il seggiolino in macchina? C'è qualcuno che l'ha montato? E rispondete, che fanno? No, perché voglio sapere come si fa, perché mia figlia c'ha 1 anno, ancora non l'abbiamo montato, ce la portiamo in braccio. Ogni volta che gli dico al mio fidanzato: amore, lo montiamo il passeggino, lei, come si chiama? Manco so come si chiama. L'ovetto, quella incinta sa tutto. Lei già c'ha la casa invasa dalle cose, vero? Io ho comprato il box, che poi ogni volta che compri una cosa c'è sempre un'amica che ti dice: no, peccato. Ma perché l'hai comprato? Io ce l'avevo uno nuovo, 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 nuovo. Proprio l'avevo comprato apposta per dire: caso mai un'amica ci dovesse servire. E non me lo potevi dire ieri, oggi. Ma tu non mi hai detto niente. Ora vado in giro a dire: c'è qualcuno che c'ha un box? Ora, anzi, giusto per saperlo, c'è qualcuno che c'ha una casa? Perché quando mia figlia crescerà, magari... Abbiamo comprato il box 60 metri quadri, più grande del salotto. Ci pago pure l'ICI per il box. Io 2 mesi l'ho usato il box, infatti adesso abbiamo messo il cartello fuori. Affittasi box. Vediamo se ci telefona qualcuno. Però quello che voglio dire io, che io di solito sempre chiedo all'inizio dello spettacolo di spegnere il cellulare. Ve lo posso chiedere a voi? No. Non ve lo posso chiedere. L'avete spento? Sei tutta con la vibrazione. Ma in effetti io dico: ma spegniamolo sto cellulare, perché tanto se l'abbiamo lasciato con qualcuno, se è con la babysitter, anche se in questo momento sta facendo la giravolta spaziale, non ci telefona. Se è con il papà, ci telefona: amore, ha starnutito, che cosa faccio? Anzi, di solito loro telefonano per dirti: ha fatto la cacca. Puliscila! Tu che fai quando fai la cacca? La stessa cosa devi fare, no? Loro tutto gli puoi dire, ma la cacca proprio non ce la fanno. I papà non lo so, sono bravi, perché i papà di adesso non sono più come quelli una volta, però niente, non ce la fanno. Poi, se invece l'avete lasciata ai nonni, la nonna ci telefonerà solo per dirci: scusa se te lo dico, ma come si addormenta con me? Un altro segno inconfondibile è che sul display del cellulare c'è un bambinetto che spunta. E voglio dare un consiglio a quelli che non hanno figli, o comunque che non hanno figli piccoli: non chiedete mai ad una mamma: hai una foto di tuo figlio? A meno che
non avete tutto il pomeriggio libero, perché in quel momento le si illuminano gli occhi, tira fuori, perché negli anni 70 almeno, negli anni 70 tiravano fuori il portafoglio, ti facevano vedere solo una foto quadrata, tutto un po' scolorita. Adesso no, noi tiriamo fuori il cellulare, inseriamo la memory card da 8 giga e ti facciamo vedere un'ora e mezza di fotografie. Un'ora e mezza. E dopo un'ora e mezza, quando ti dicono ti sono piaciute le foto, belle, 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 soprattutto la 1378, da veramente bella, che è piaciuto un casino, bella. Ti fanno vedere pure i video a quel punto, perché la mamma, per avere il ricordo, fa i video. Quanti video avete voi dei vostri bambini? Io pure me li riguardo. Invece il papà il video non lo fa per avere un ricordo. Il papà il video lo fa perché spera che il bimbo si schianti contro un albero per poter mandare il video a Paperissima. Mischini si picciriddi. Vedi che c'è questo bambino seduto nella sedia, piccolo piccolo, che sta per addormentarsi. E il papà, anziché andarlo a prenderlo, aspetta che accappotti. Fa la cattiveria, l'accanimento.